Mi raccomando, se non vuoi perderti nessun video su questo canale, ti consiglio di premere la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno i feed dei video che usciranno sul canale. Buona visione! Da quando vennero annunciate le ultra creature in Pokémon Sole e Pokémon Luna, le speculazioni riguardo ad esse si sono susseguite senza sosta, continuando a moltiplicarsi anche dopo l'uscita dei giochi, che hanno sicuramente lasciato un grande vuoto che molti sperano si colmi con l'uscita di Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna. Una delle cose che più ha sconcertato i fan all'uscita dei primi titoli di settima generazione è stato il fatto che queste fantomatiche ultra creature fossero dei normali Pokémon a tutti gli effetti e che avessero un tipo, il più delle volte sicuramente poco consono al loro aspetto reale. In molti all'interno della community hanno provato a fornire una spiegazione sull'origine di questi typing assurdi. In particolare la concentrazione dei fan si è riversata su Nilgiri e sul suo inspiegabile tipo roccia. Le teorie sono nate come funghi, con tanto di gente che sostiene che il tipo dell'ultra creatura numero 01 sia dovuto al fatto che sembri fatta di vetro, il quale deriva dalla sabbia e che a sua volta deriva dalla roccia. Beh, se anche a voi questa versione ha convinto poco, oggi proverò con una mia versione dei fatti a spiegare il typing di questo Pokémon misterioso. Prima di iniziare vi invito a lasciare un bel like per questo ritorno delle teorie e a fine video vi raccomando di lasciare un commento con la vostra opinione a riguardo. Detto ciò, iniziamo subito! Nilgiri, Pokémon nonché ultra creatura di tipo roccia veleno, ricordante non solo Lilia, la ragazzina assistente del professor Kukui, ma anche una medusa. È proprio su questo aspetto che gioca sicuramente il significato del primo tipo, ossia il veleno. Come del resto Tentacool e famiglia annessa, il tipo veleno si riferisce alla tossina delle meduse, le quali sono per l'appunto in grado addirittura di uccidere tramite questo loro veleno. Fin qui nulla di complesso, ma che dire del tipo roccia? Come spiegare questo particolare tipo per un Pokémon che è tutto meno che di pietra? Beh, la risposta non è da cercare forse nelle caratteristiche proprie del Pokémon, quanto ad una sua ipotetica origine, che in questo caso potrebbe avere matrice mitologica, per la precisione greca. Forse più svegli di voi avranno capito già che cosa intendo. Prima vi dicevo che la medusa era il significato del primo tipo, ma lo è anche del secondo, ma qui entriamo nel campo delle tradizioni antiche. Medusa, conosciuta sicuramente da molti di voi, era una creatura mostruosa di cui si racconta in vari miti, raffigurata come una donna con dei serpenti sul capo e in grado di pietrificare col solo sguardo chi osava guardarla negli occhi. Secondo molti studiosi, il mito si collegherebbe proprio alla capacità di alcune meduse particolarmente grandi di paralizzare la vittima, fino a portarla in alcuni casi alla morte per shock anafilattico. Quindi il tipo di Nilgiri sarebbe roccia per questo, ossia per la sua origine mitologica. Un fattore interessante è anche la sua capacità, ad esempio, se così vogliamo dire, di prendere il controllo di Samina all'interno della trama e di darle così le sembianze di un qualcosa di molto simile all'essere fantastico già prima citato. La perfidia del boss del Team Ether e i tentacoli che di fatto possiede quando viene inglobata all'interno di Nilgiri la rendono sicuramente un possibile riferimento molto interessante all'interno della stessa trama dei giochi. E voi ragazzi, che cosa ne pensate? Ritenete possa essere una teoria valida o comunque una spiegazione accettabile? O credete che ci possano essere altre motivazioni dietro al tipo di Nilgiri? Fatemelo sapere qui sotto con un commento. Io vi invito, se il video vi è piaciuto, a lasciare un bel mi piace e a sostenere il format delle teorie con un'iscrizione se non siete ancora iscritti. Mi raccomando inoltre di premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed che potrebbero non arrivare in alcuni casi e a passare dai social in descrizione per rimanere invece sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale YouTube. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video!